Salve a tutti, grazie Mario, grazie a Consumer Forum che ci consente ogni anno di portare una ricerca che sta arrivando ormai a una definizione di contenuti su un piano non solo tecnico ma anche sociale. Perché questa ricerca? Noi l'abbiamo chiamata quest'anno un passaggio dalla sharing economy alla social economy. Ha un valore questo, lo vedremo, potremmo chiamarla in tanti modi, potremmo chiamarla anche data economy, e invece la definizione social economy ha un valore, perché noi abbiamo orientato la ricerca di quest'anno partendo da quelle degli anni precedenti, cercando sostanzialmente due fuochi per individuare una prospettiva. Una prospettiva parte da due fuochi e poi un punto di fuga. I due fuochi abbiamo individuato quest'anno nel Big Data da un lato e nel Fake News dall'altro. Sono ovviamente fuochi sui quali lanciare una prospettiva che consente di interpretare la realtà. Poi dipende ovviamente dal punto di fuga. A seconda del punto di fuga che scegliete avete una prospettiva diversa. E il punto di fuga può essere il mercato oppure può essere la democrazia. In termini di fake news parliamo di questo. Noi abbiamo scelto ovviamente un terzo punto di fuga, che è quello delle tutele dei diritti. E per cui cosa accade? Che quando lo individuiamo in questo modo abbiamo una prospettiva in relazione alla quale poi il mercato diventa una derivata e la democrazia finisce per essere lo sfondo, lo scenario, per dirla in termini finanziari, non sottostante, non collaterale. E ovviamente tra i due, tra Big Data e Fake News, l'ancora sono il Big Data. E sono proprio un'ancora da cui abbiamo, siamo partiti per iniziare la ricerca. Ovviamente però l'ancora ha una funzione che dipende da due variabili. La prima è il fondale su cui siamo, quindi dipende da dove ci andiamo a collocare. La seconda è la lunghezza della cima e quindi gli strumenti di cui ci siamo dotati. Questo è rilevante perché siamo in una fase in cui obiettivamente, come diceva anche Diana, come diceva Mario, insomma la nostra è una fase di crisi del sistema, in cui i big data consentono una gestione dei dati così specifica e una profilazione individuale che di fatto sposta completamente tutti gli assi del sistema. E perché? Perché noi non abbiamo più una tutela dei consumatori, abbiamo una tutela del consumatore, dell'individuo. Questo comporta una serie di conseguenze sul piano sistemico devastanti, perché eravamo appena arrivati a definire la finalità ultima della concorrenza e dobbiamo in qualche modo ricalibrarla, perché evidentemente non è più la tutela appunto dei consumatori diretta o indiretta, perché è il consumatore individuo che viene tutelato. E questo comporta anche dei cortocircuiti, come vediamo nelle sentenze recenti della Corte di Giustizia, no? Che nel caso Huawei, dove si tutela l'impresa in posizione dominante rispetto all'interesse dei consumatori. Ma perché tutto questo? Perché di fatto sono i big data che scardinano il sistema delle tutele oggi. Fanno venir meno il concetto di mutualità, e questo comporta una serie di conseguenze che sono devastanti, ma in termini anche abbastanza rapidi. Lo vedete, lo vedremo sul piano delle assicurazioni, no? Perché è chiaro che nel momento in cui c'è una possibilità di profilare così in modo così specifico, ciascuno di noi potrà avere l'assicurazione più adeguata alle proprie esigenze, ma probabilmente il sistema complessivo, secondo la sua modalità, in qualche modo ne risentirà. Ma pensate alle applicazioni ulteriori anche al settore dei trasporti, no? Perché la conoscenza della geolocalizzazione, quindi la possibilità di individuare gli spostamenti di ciascuno, porta a delle potenzialità incredibili, non so, di dietro individuare. Questo fa venire meno il concetto di servizio pubblico da cui muoviamo, e quindi l'intero welfare europeo. Sostanzialmente. Perché? Perché il sistema
del welfare europeo si basa su una base di diritti garantiti a tutti, un floor minimo di tutele che adesso viene meno, perché le tutele a cui siamo abituati non sono più quelle richieste e perché le nuove tutele sono quelle fornite dalle imprese e quindi il consumatore ne è in qualche modo destinatario. Capisco che questa può sembrare una visione liberista, no? Perché ci limitiamo al minimo, al floor minimo garantito a tutti, che diciamo, è una concezione tipicamente liberista, ma paradossalmente è l'unica funzione sociale che possiamo garantire oggi. Ed è per questo che noi abbiamo dato questo titolo, Social Economy, non Data Economy, perché partiamo da questa tradizione. Evidentemente nella fase di crisi attuale dobbiamo contrastare anche quello che è quella che è una volgare ormai corrente, da cui poi fake news e i temi conseguenti, che la vulgata è un po' la seguente: la scienza non è democratica e quindi dobbiamo consentire una gestione di informazioni che parte invece da un concetto di democraticità che cozza un po' con quello scientifico. E, paradossalmente, se voi guardate il dibattito, non è tanto diverso da quello che avevamo all'epoca dell'illuminismo. Erano proprio queste le contestazioni di una scienza che doveva essere discussa a un livello più basso e quindi se ne contestava la democraticità. Si aveva all'epoca, come oggi, un po' la superstizione della complessità. E allora, come allora, la definizione dell'illuminismo che è più coerente con la situazione attuale, qual è? Un po' quella di Kant, no? Che diceva che alla fine l'illuminismo cos'è? È uscire dallo stato di minorità, a cui però ci siamo volontariamente condizionati. Quindi abbastanza avere il coraggio di usare la propria intelligenza. E il coraggio è proprio il tema da cui dovremmo partire oggi. Questo vale per l'individuo, quindi vale per il consumatore, quindi vale per l'educazione del consumatore, quindi tutto questo tema regolatorio deve essere ripreso ma con vigore, ma vale anche per i regolatori, perché devono avere il coraggio di intervenire su una regolazione che di fatto è priva di ambito, priva di sistemi. Perché è vero quello che diceva Viviana. Oggi la regolazione è una regolazione che è talmente specifica e va su silos regolatori così verticali, ma separati gli uni dagli altri, che è venuto meno al contatto con il sistema. E però, siccome le regole sono nulla senza sistema, questo lo diceva Carl Smith, l'Ottocento, quando parlava della reazione della società delle nazioni ai conflitti bellici, no? Cui diceva la regolamentazione internazionale è un po' come la legge di un ragno che ferma gli insetti ma non può nulla contro i sassi. E il sistema è un po' questo, è è il parametro della tenuta del sistema rispetto alle avversità. È un po', diciamo, uno stress test, no? Che possiamo fare. Ebbene, il problema di oggi è che la regolazione è talmente individuata sul silos regolatorio che di fatto ha perso il contatto con il sistema. E lo vediamo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ma se volete anche il Consiglio di Stato, in tutti i modi, no? Quando è intervenuto varie volte nel rapporto tra regolazione e concorrenza. Ha detto sì, va bene la regolazione settoriale, va bene il sistema, ma attenzione che il sistema non è mai completo e quando non è completo è permeabile alle norme generali, è permeabile ai principi di diritto, è permeabile anche alle sentenze del giudice che sono sentenze normative, perché il voto si riempie, per cui quando il diritto in concreto non è specificato non lo fa il legislatore che ormai ha la superstizione del sondaggio, non lo fa il regolatore perché spesso non ha i poteri e arriva a farlo il giudice. E però il diritto che viene dalla giurisprudenza è per definizione sistematico, quindi non aiuta, anzi
contribuisce a creare silos ancora più severi. E tutto questo lo Stato che fine fa? Lo Stato ha una fine strana, perché eravamo abituati a immaginarlo come operatore, no? Come uno Stato che interveniva nel sistema, perché controllava direttamente le imprese. Negli anni 90 l'abbiamo trasformato in Stato regolatore, per cui pian piano usciva dal mercato, e poi è diventato uno Stato finanziatore, perché sul mercato le imprese non sopravvivono più e avevano bisogno di aiuto, e poi si è trasformato in garante, perché non erano neanche più i denari per finanziare, quindi interveniva prestando garanzie, e oggi è tornato operatore, in questa circolarità di piano, per cui oggi lo Stato è il principale operatore sul mercato. Perché? Perché lo Stato è il principale gestore dei dati che abbiamo, ed è l'unico soggetto che può in qualche modo contrapporsi a una dinamica che di fatto è una dinamica tipicamente transnazionale, in cui le imprese sono le imprese non italiane, ma neanche europee. E quindi la gestione dei dati diventa il punto fondamentale. Perché? Perché i dati non è che vengono gestiti, dipende anche dalla finalità con cui vengono gestiti. E la finalità è un po' il tema su cui le autorità si concentrano. Perché il dato può essere utile per penetrare un mercato. Pensate, se Google acquisisse una licenza bancaria o assicurativa, quanto impiegherebbe a diventare la prima banca, la prima assicurazione in Italia? Più o meno di 5 anni. Però la finalità può anche essere un'altra, no? Può essere quella di limitare la capacità del concorrente minandone la reputazione mediante la diffusione di notizie più o meno verosimili. E quindi con le 10 minuti ovviamente il passaggio dai mercati alla politica e quindi alla democrazia è abbastanza semplice, oltre che particolarmente attuale. Però qual è la risposta a queste domande? E la risposta abbiamo cercato di dare noi al termine di una ricerca che quest'anno si è concentrata proprio su come le autorità nei vari settori intervengono su questi due fuochi, cioè gestione dei dati e fake news, che apparentemente erano lontani quando abbiamo iniziato la ricerca. Oggi vediamo dai giornali, dalla cronaca, che in realtà sono particolarmente vicine. E l'analisi, non la sto a illustrare in dettaglio, degli interventi delle varie autorità evidenzia proprio questa difficoltà. Cioè la difficoltà di un regolatore che tipicamente, se attende a regolare, arriva in ritardo, regola bene e quindi indirizza l'evoluzione nella direzione giusta, ma lo fa in ritardo. Oppure se interviene a regolare in anticipo rischia di non regolare il mercato ma di orientarlo, e questo ha una serie di conseguenze ancora più negative. E quindi è chiaro che il regolatore è preso tra questi due fuochi, tra questi due interessi contrapposti che deve di volta in volta contemperare. La velocità dei mercati è tale che obiettivamente oggi si fa fatica anche a intervenire dopo, a regolare dopo. E questo ha un significato perché gli operatori in realtà intervengono su vari mercati facendo arbitraggio tra le normative degli stati, ma anche tra i settori, individuando lo stato o il settore che consente una maggior operatività. Perché quando si fanno i cancelli chiusi, no, la regolazione tende a chiudere il mercato e a disciplinarlo in un modo completo, e poi il cancello rimane sempre aperto, e da lì passa poi il mercato. E questo lo abbiamo individuato un po' in tutti i settori, ma per andare a grandi linee, prendete l'autorità per la concorrenza. L'autorità per la concorrenza, insieme al garante per i dati, sono le due autorità intersettoriali, cioè le due autorità che più delle altre possono superare i silos regolatori verticali, perché hanno una competenza trasversale. E quando lo fanno andando a cercare di regolare i termini. Prendiamo i due, Big Data e Fake News. L'autorità è intervenuta sull'influencer marketing, cioè la capacità appunto di fare un marketing basato su
soggetti che sono più in grado di altri confrontarlo. Quale strumento utilizza? Quello della pubblicità occulta, che evidentemente è uno strumento utilizzabile, ma forse in parte spuntato non adeguato. E sulle fake news interviene con la pratica commerciale scorretta, che anch'essa è uno strumento pensato per altro, può avere questa funzione, ma probabilmente non è quella ideale. E per quanto riguarda la gestione dei dati, cosa può fare? Beh, può intervenire con abusi di posizione dominante, se però il mercato dei dati è considerato un mercato a sé stante, ma di nuovo con dei limiti, perché gli interventi sono interventi a posteriori, il focus è back for looking, quindi può intervenire se c'è stato un abuso, e anche qui le misure sono misure individuali che possono consistere in obblighi comportamentali o strutturali, ma non sono di sistema. Per cui vedete che per quanto l'autorità possa avere un interesse a intervenire in modo sistematico, lo può fare sempre con dei limiti. Per quanto riguarda la garanzia della privacy, evidentemente è un'autorità che più delle altre oggi è impegnata nell'applicare una normativa, perché veniamo da una riforma europea che è ancora parziale e non completa. Ci sono dei margini di operatività nell'applicazione del regolamento europeo e nel ricevimento delle direttive, però è evidente che si tratta di un'azione diffusa, perché più delle altre l'autorità che ha bisogno di collegamenti con l'autorità per la concorrenza, con l'autorità per le comunicazioni. Quindi obiettivamente questa collaborazione, che non è limitata ai protocolli, ma una collaborazione effettiva, è di fatto probabilmente l'elemento di rimente. E qui veniamo al coraggio delle autorità, perché ricordate quando negli anni scorsi parlavamo di protocolli, dicevamo che le autorità devono collaborare, devono cooperare, e ci veniva detto: ma noi abbiamo già protocolli d'intesa, quindi è un tema, non è un tema. E poi oggi abbiamo visto, vediamo nella cronaca quotidiana, che il tema non è tanto quello dei protocolli, lo vedete tra Consob e Banca Italia, è un tema di collaborazione effettiva. Perché? Perché è una collaborazione che deve andare a colmare le lacune della normativa, che appare così dettagliata, no? Pensate al sistema bancario, ed è dettagliata, ma a monte, nella realtà concreta, nella pratica, è profondamente condizionata da una discrezionalità dell'autorità, che pian piano dobbiamo portare da una discrezionalità del caso singolo a una flessibilità di sistema. E come si fa? Appunto andando a colmare i vuoti con la regolazione. E la regolazione deve essere di due tipi. Deve essere una regolazione del mercato, che va a indicare agli operatori i percorsi corretti e quindi consente una prevedibilità del diritto, ma va anche a educare il consumatore per consentire appunto di utilizzare la ragione in modo corretto e con coraggio, per dirla alla Camera. E questo poi l'abbiamo sviluppato un po' in tutte le altre autorità, che non sono meno importanti, ma danno una dimensione di come nei singoli settori questo venga applicato. E quindi l'autorità per i trasporti, che appunto tra tutte è quella che può ancora coordinare in ambito europeo, no? Nella rete dei regolatori europei, un discorso di questo tipo, quindi consentire che la regolazione sia un driver, di nuovo, per la gestione dei rapporti tra operatori e consumatori e per l'educazione dei consumatori. Andando a individuare una disciplina che può essere coordinata a livello europeo e che particolarmente può essere idonea in un settore in cui la gestione dei dati è molto più significativo, proprio perché appunto partiamo da una geolocalizzazione e da una gestione della profilazione individuale che poi consente agli operatori molte attività collaterali e che consente di gestire il dato in tanti modi. Il dato lo possono utilizzare loro, possono anche darlo ad altri, possono darlo grezzo oppure possono aggregarlo, questo ha un valore molto maggiore. Ecco, tutto questo probabilmente va disciplinato, perché
dove vogliamo arrivare con la regolazione del diritto del consumatore, non più dei consumatori, è forse un elemento che poi bisogna riflettere per garantire il nostro welfare, perché noi in Europa abbiamo un welfare che non è quello degli Stati Uniti, non è quello degli altri paesi. E se vogliamo mantenerlo tutelato, dobbiamo ragionare e coordinare la regolazione in questa dinamica. È la regolazione che deve portarci a questa soluzione, non il legislatore. Vediamo oggi su tutti i giornali norme sulle fake news, non è a livello normativo che si possono dettare definizioni e discipline. Noi abbiamo in Europa una tradizione, siamo riusciti a cogliere i fenomeni e a creare degli operatori europei e a creare una disciplina che poi è stata anche esportata, consentitemi, quando abbiamo effettuato una scelta e abbiamo indicato una regolazione che non era indicata dall'alto, ma veniva dal basso. Uno degli strumenti più utilizzati oggi dall'Unione è quello della coregolazione e dell'autoregolazione. E da qui dobbiamo partire. Sono gli operatori che debbono coordinarsi tra loro per far cosa? Per individuare dei principi comuni, cioè quel giorno con la minimo macchina di pronta, tutele io viene che deve con la essere macchina garantito pronta, sì, e che è il nostro welfare, dipendente. quello che Poi noi tra vogliamo l'altro, che sia il noi ci nuovo sono, servizio senza pubblico, problemi, cioè da dove partiamo per garantire abbiamo attualmente tutela un per livello di noi. esperienza, E perché questo poi nel lo possiamo fare in poderlo che siamo modo? Con gli operatori che devono coordinarsi tra loro, con le autorità che ecco, debbono, possono quindi non il imporre, nostro ma comunque esempio, se non creare mezzo di le coscienza, condizioni viene che ci siamo coltivato posti anche all'inizio, e qui di in nuovo il campagna, coraggio delle autorità che campagna devono che la forse situazione andare però agli estremi, ai confini dei poteri che sono attribuiti, ecco, gli ma dobbiamo aspettiamo dopo farlo contro in un la modo coordinato. situazione. Quindi non parlo più di protocolli tra autorità, ma di coordinamento, qual è quello che si sta realizzando, in parte con le indagini conoscitive che Cercando grandi case di della Sicom stanno facendo, modello, perché la concorrenza del mercato, perché è a questo livello che oggi deve intervenire, perché come diceva Liliana siamo ormai al di fuori del sistema e ne stiamo costruendo un altro. E quale sistema vogliamo costruire e qual è la direzione in cui vogliamo andare, probabilmente non ce la dice il legislatore, non ce la dice il legislatore italiano, né quello europeo, perché siamo un'Europa a 27, quindi probabilmente questo floor minimo comune è troppo ridotto. Ce lo diranno le autorità. Come si coordineranno e quali saranno le leve che utilizzeranno tra questi due fuochi, Big Data e Fake News, sono probabilmente uno degli elementi che ci consentirà di sviluppare il welfare in una direzione piuttosto che in un'altra. Per questo parliamo di social economy, speriamo che non sia poi derubricata a data economy per mancanza di coraggio. Grazie.